troviamo a Baronissi, dove questa mattina ufficialmente Fratelli d'Italia apre la campagna elettorale con due personaggi di peso, ossia il presidente della provincia Antonio Iannone, capolista alle elezioni europee per Fratelli d'Italia, e il leader di questo partito, l'onorevole Edmondo Cirillo. Noi siamo in compagnia del dottor Raffaele Petta, capolista di Fratelli d'Italia alle prossime amministrative, e con il portavoce Domenico Apicello. Ecco, con quali progetti e quali programmi vi presentate a queste elezioni? Con quello della continuità, perché in effetti sono stati 5 anni di buona amministrazione, 5 anni nei quali siamo riusciti a tenere la cittadina pulita con un basso indice di delinquenza e con delle prospettive economiche sicuramente di tutto rilievo. Quindi nel segno della continuità, dando una mano a Giovanni Moscatiello, che si è il vostro candidato sindaco. Sì, è il nostro candidato sindaco, che si presenta con tutte le carte in regola per quanto riguarda le competenze, per quanto riguarda l'esperienza, le capacità amministrative. Quindi Fratelli d'Italia sicuramente sarà a fianco con tutta la sua forza al nostro candidato sindaco Giovanni Moscatiello. Ecco, dicevamo del programma, le priorità. Quali sono le priorità? Lei parlava di completare le opere già avviate, Città dei Giovani ad esempio. Sicuramente. Qualche settimana fa abbiamo inaugurato il parcheggio, che è il primo step, ma abbiamo rilevato dei forti interessi da parte di anche multinazionali, farmaceutici e quant'altro, che hanno intenzione di venire a stabilirsi nella nostra città, quindi di fatto creando dei posti di lavoro veri e non dei posti di lavoro falsi, solamente promessi. Due domande politiche. La vostra lista, vedo in sala tantissime donne e molti giovani. Sì, la nostra lista è stata concepita nel vero segno delle pari opportunità, non blaterate come fanno altri partiti, ma nella società. A prescindere dalla nuova normativa ticket uomo-donna, già c'erano presenti nel vostro schieramento rappresentanti del gentil sesso? Sicuramente, sono state vicine al partito da tempo. E ricordiamo che una donna è l'espressione del vostro partito. Sì, la Giorgia Meloni, che è... No, dicevo a livello assessoriale. Sì, appunto, il nostro assessore Marotta, che sta svolgendo egregiamente il suo lavoro, e il nostro leader nazionale Giorgia Meloni rappresenta proprio l'emblema di come noi pensiamo che debba essere la politica, cioè una politica non basata su leggi e quant'altro che impongono il discorso delle pari opportunità, ma sulle capacità. Giorgia Meloni è una leader. Un'ultima domanda, premettendo senza fare polemiche. Gli avversari, Gianfranco Valiante, consigliere regionale, Gennaro Esposito, fino a qualche mese fa delegato nella giunta Moscatiello. Avversari più qualificati. Per quanto riguarda Gianfranco Valiante, è una persona che è fuori del territorio, basta questo. Io penso che competenza, capacità, esperienza. Noi non entriamo nel merito di queste prerogative, però un sindaco deve prima di tutto conoscere il proprio territorio, conoscere a menadito come lo conosce Giovanni Moscatiello. Quindi la grossa perplessità, a prescindere da quelle che possono essere delle motivazioni di tipo ideologico, politico, sono proprio pratiche di tipo amministrativo. Come può una persona catapultata dall'esterno amministrare saggiamente questo nostro territorio? Cambio, perplessità. Cambio la domanda. Esposito invece del territorio, fino a qualche mese fa delegato della vostra maggioranza. Sì, Gennaro Esposito, al quale mi lega anche un rapporto personale di amicizia, ha fatto una scelta, secondo me una scelta temeraria e comunque sotto alcuni aspetti incomprensibile. Comunque legittimamente chiede di candidarsi a sindaco, poi le urne daranno risposta. Come dicevamo, portavoce di Fratelli d'Italia a Baronissi. A prescindere dall'appuntamento elettorale amministrativo del 25 maggio, qual è il lavoro e l'impegno di Fratelli d'Italia sul territorio? Allora, Fratelli d'Italia sul territorio deve ringraziare la presenza del consigliere Petta, che ha tenuto questa bandiera alta in questi mesi, e tra l'altro è successo qualcosa di veramente straordinario, perché la costruzione di questo partito ha avuto una velocità incredibile, perché abbiamo partecipato alle primarie in 3, siamo stati tutti e quanti e 3 eletti al Consiglio nazionale, quindi Petta, la Marotta ed io, e poi ancora abbiamo comunque cercato di allargare questa
questo partito, facendo una grande lista con 9 donne, 7 uomini, quindi hanno aderito in tanti. Più donne che uomini. Sì, abbiamo più donne che uomini, ma non è stata una, come dire, una scelta iniziale, è stata proprio una conseguenza delle cose che abbiamo fatto. E tra l'altro è chiaro che probabilmente abbiamo colpito un sentimento, perché io credo che, ripeto sempre le stesse cose, noi dobbiamo creare un sentimento che faccia parte di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, che è un partito giovane come nome, ma molto radicato nei valori che... Ecco, quali sono i valori di Fratelli d'Italia? Fratelli d'Italia, diciamo che noi abbiamo avuto un momento storico, quello di Alleanza Nazionale, che si era inglobato, è diventato un... Adesso vi federate per l'Europeo come un'Alleanza Nazionale? Sì, no, l'Alleanza Nazionale è il nostro simbolo, quindi Fratelli d'Italia e l'Alleanza Nazionale è stato scelto come simbolo, quindi prendiamo le radici dell'Alleanza Nazionale per andare avanti con questo Fratelli d'Italia, e i nostri valori sono quelli di sempre, quelli della famiglia soprattutto, quindi per noi la libertà sessuale è una scelta, ma non può essere confusa con quella di una creazione di una famiglia, che deve avere un padre e una madre, non un genitore uno e un genitore due. Quindi voglio dire, queste sono delle cose molto importanti. No alle unioni civili, insomma. Noi stiamo distruggendo un pochettino quello su cui si basa la società civile, che è la famiglia, e poi chiaramente abbiamo quel senso patriottico che ci ha sempre contraddistinto, quello che contraddistingue la destra, ma non è un senso patriottico perché siamo la preclusione degli immigrati o il razzismo che a volte ci tacciano, ma soltanto è per difendere le nostre tradizioni, la nostra cultura, e chi viene sul nostro territorio e mette piede sul nostro territorio deve accettare, prima che ancora che le nostre leggi, che mi sembrano chiare per tutti, devono accettare le nostre tradizioni e la nostra cultura, e deve esserci una reciprocità, perché se noi siamo dei cristiani e nel mondo veniamo ammazzati da tutte le parti, non possiamo consentire a chiunque di venire sul nostro territorio e dettare la legge. Quindi voglio dire, dobbiamo difendere la nostra tradizione e la nostra cultura. Siamo in un'Europa che purtroppo sta andando in una direzione completamente opposta, perché anche questa cosa del genitore 1 e genitore 2 sembrerebbe che viene dall'Europa, poi sposata chiaramente da una sinistra bigotta, io saprei dire. Quindi voglio dire, noi dobbiamo creare quel sentimento, soprattutto sul territorio, che accomuni un sentimento di, come dire, di appartenenza al territorio italiano. Noi stiamo vedendo cose incredibili, in Veneto stanno facendo quello che stanno facendo, questo significa che c'è un malumore nei cittadini italiani, ma noi dobbiamo capire che questa cosa non è soltanto un malumore, ma io credo che ci sia veramente qualcosa che non va, nel senso che purtroppo la cultura e le tradizioni si stanno perdendo, anche il senso di appartenenza a una nazione bellissima come quella di Fratelli d'Italia. Baronessa, è intervenuto l'onorevole Edmondo Cirielli. Onorevole Cirielli, con quali progetti e programmi Fratelli d'Italia si presenta alle elezioni amministrative qui a Baronissi e alle elezioni europee come capolista del Presidente della provincia Antonio Iannone? Beh, innanzitutto noi siamo già in maggioranza da anni qui insieme a Moscatello, che peraltro ho avuto modo di conoscere non soltanto da come tiene la città, che penso sia un fatto sotto gli occhi di tutti, ma anche come amministratore, come dirigente, perché è stato il mio segretario generale della provincia, ho avuto modo di capirne la preparazione, la serietà e l'attaccamento al territorio, e quindi personalmente lo stimo, ma questo evidentemente non basta. Ho già detto del dato della città ben governata, aggiungo ben governata anche grazie a Fratelli d'Italia, che è presente in questa amministrazione con la dottoressa Marotta e il dottor Petta, ma comunque con un gruppo dirigente che ha dato una collaborazione. Quindi noi ci riproponiamo in continuità di sostenere questa amministrazione per dare stabilità alla Valle dell'Irno e garantire un impegno proficuo che possa servire anche economicamente al territorio. Per quanto riguarda le europee, Salerno sarà presente. Salerno è una provincia importante nell'Italia meridionale di oltre 1 milione di abitanti, sarà presente con Antonio Iannone, il nostro presidente della provincia, un giovane amministratore, anche lui, che ha dimostrato sia in politica sia nell'amministrazione di avere capacità di ben rappresentare un territorio, e anche una persona giovane, quindi pieno di entusiasmo e di energia. Sicuramente io lo conosco da tanti anni e potrei essere anche il suo delfino. No, diciamo, è una persona a cui voglio bene, ma che stimo, conosco bene, e sono convinto che noi come Salerno per la prima volta riusciremo a avere un parlamentare europeo capace di seguire la nostra provincia anche da Bruxelles, perché purtroppo con questa Europa matrigna è importante avere chi ci difenda. Onorevole, una domanda, siamo nella Valle dell'Irno, una domanda molto molto critica. Valle dell'Irno significa università, significa anche viabilità. Si sono persi i fondi, tantissimi, 123 milioni per la Salerno Avellino. Responsabilità della classe politica, l'onorevole Iannuzzi ha accusato invece la regione.
Beh, insomma, mi sembra strano. Quando governava il centrodestra, Iannuzzi attaccava il governo nazionale, poi noi col governo nazionale abbiamo inserito personalmente da Presidente della Provincia, ho voluto che nel piano per il Sud del governo Berlusconi ci fossero questi 123 milioni per fare almeno il tratto. Ma si possono recuperare? Poi... Guarda, tutto si può fare. Vediamo adesso Renzi, che insomma è un po' un mago Zurlì, e che la prima cosa che fa insediandosi al governo, toglie dei fondi che peraltro non riguardano solo la Valle dell'Irno. Questa autostrada è il Limbuto d'Italia, è un'opera strategica per il Sud. Aver fatto la Salerno-Reggio Calabria e poi avere questo ingorgo mi sembra proprio una cosa da pazzi. Ecco, penso che Iannuzzi dovrebbe giustificare come mai continua a votare il centrosinistra quando calpesta la nostra provincia. Io, quando ho dovuto fare le guerre, le battaglie contro Tremonti per difendere il territorio, me ne sono fregato della comune appartenenza al centrodestra. Vediamo se questi politici del PD mettono avanti l'interesse della nostra terra oppure soltanto il loro interesse di tornare a fare i parlamentari. Quali programmi? Ma come veniva detto prima dall'onorevole Cirielli, noi ci candidiamo a rappresentare una nuova visione dell'Europa, un'Italia sovrana, un meridione che stia sulle proprie gambe, ma naturalmente abbiamo bisogno di rappresentanti che vadano a Bruxelles per tornare sul territorio e per portare quelle opportunità che sono clamorosamente mancate, perché questa visione europea, questa impostazione, al di là della fortissima critica che pur rivolgiamo sulla politica monetaria che fa pesare sull'Italia tutti i vincoli e le camicie di forza che l'Europa impone, c'è bisogno di rappresentanze che siano capaci di chiedere alla comunità europea che le opportunità attraverso i fondi strutturali siano anche fruibili per quanto riguarda il sistema delle piccole e delle medie imprese che sono soprattutto nel meridione d'Italia, perché non possiamo accettare che ci siano cittadini uguali soltanto nel dovere di pagare le tasse e che poi non abbiano le stesse possibilità di accesso che sono riservate ad altre aree del continente e segnatamente alla Germania e alla grande impresa del Nord Europa. Come ha detto il nostro leader nazionale, l'onorevole Giorgia Meloni, noi faremo di questa battaglia il tema fondamentale per un'Europa che non sia l'Europa delle banche e delle finanziarie, ma che sia l'Europa dei popoli sovrani. Ecco, una domanda locale, territoriale, siamo nella Valle dell'Irno, già l'abbiamo posta all'onorevole Cirielli, problemi legati alla viabilità. Siamo nella Valle dell'Irno, vicino Mercato San Severino, dove l'altro giorno purtroppo c'è stata una disgrazia, un incidente stradale mortale con due vittime sulla strada provinciale 309. La gente si lamenta della scarsa sicurezza di queste arterie e chiede la messa in sicurezza di queste arterie. Guardi, io l'ho denunciato già un anno e mezzo fa. Noi negli ultimi due bilanci provinciali abbiamo avuto per effetto dei tagli 200 milioni di euro in meno, quindi non stiamo parlando di bruscoline. È normale, come ho più volte detto, che questo significa tagliare i servizi ai cittadini, abbandonare i territori al loro destino. Quando non si fa la manutenzione ordinaria, non perché ci sia un difetto di volontà, ma perché c'è proprio un problema di possibilità, gli effetti derivanti sono assolutamente questi. Noi da tre anni abbiamo dei governi nazionali che stanno facendo sempre... Anche di centrodestra? Da tre anni abbiamo dei governi nazionali, ho detto, che stanno facendo in modo che aumenti sempre di più la pressione fiscale locale sui cittadini e poi contestualmente vengono tagliati i fondi per gli enti locali. Questi sono gli effetti che io avevo preannunciato, ho scritto al prefetto, ho scritto ai vari ministeri competenti, ma a Roma si pensa a fare manovre di palazzo come quella di Renzi per consumare all'interno dei partiti e si abbandonano Presidente, e trascurano. Ma al di là di queste polemiche, la gente chiede sicurezza, chiediamo anche noi. Ecco, ma...